Il disco, eravamo più del studio e devo dire che dai tempi dell'italiano medio, dove e poi tu con il tuo primo disco, con cioè, la penisola che non c'è, ce la siamo compresa spesso con l'Italia, no? Ma come questo sia, però sì, dopo tante parentesi di questo tipo, ci sembrava giusto ringraziare chi da loro ha permesso che noi potessimo realizzare i nostri sogni, cioè voi. E quindi è vero, sì, c'è un'Italia che va cambiata, che sicuramente non funziona, ma c'è anche un'Italia che ha sostenuto e perseguito insieme a noi i nostri sogni, e penso che questo potesse diventare realtà. Quindi ci sembrava giusto scrivere un pezzo per la nostra Italia, l'Italia del Nord. Dammi il microfono, sentiamo veramente che cazzo fuori.
ci sentiamo. Calmati. Allora, io sono uno studente e lavoratore, a differenza vostra che non fate un cazzo da casa. Questi sono due miracolati. Sono due miracolati, faccio parte di un'associazione che si chiama Italia Indipendente Roma. E ci occupiamo di salvare questa città, questo paese, la musica di la vostra. Ma che musica la vostra? Questo è il populismo spiccio. Sono due messaggi di Luzzo. Non ci occupiamo. Questo mi ha portato anche la prima volta che è stato detto rap per il Parlamento in Italia. È stato detto perché mi è stata fatta un'interrogazione parlamentare per denunciare i premi di Pedro. Mi hanno fatto tre interrogazioni parlamentari per le canzoni che ho scritto. Ho un fascicolo alto così di querele. Gaspari mi ha chiesto mezzo milione di euro. Quindi quello che chiedo voi è: va bene, io sarò venduto. Ma gli altri miei colleghi che mi rompono i coglioni, di cosa cazzo parlano? Sono di figa e quanti cazzo di soldi hanno. Siamo venuti al sistema, è vero, faccio la pubblicità delle giravolte, ma sapete perché, ragazzi? Perché io sono figlio di una disoccupata e di un magazziniere che tuttora guadagna 1.300 euro al mese, quindi so che cazzo è la miseria, se mi pagano per fare qualcosa di solito, so che sono il lavoro più forte. Altro per aver risultato dei soldi dalla televisione, ricordatevi che sono tutte tutelate, se fosse vero sputano in faccia alla miseria, perché se devi andare in televisione a parlare di musica e a fare qualcosa di resto, non c'è gente, niente di male. E... la verità è che la parte è quella, ragazzi, perché è vero, io sono Pinocchio e ho fatto la pubblicità delle giravolte, ma i due campioni hanno fatto la pubblicità del luogo, ricordatevi. Ragazzi, Claudio Zoli che ha picchiato con noi, ci va contro con noi. Guarda, io ti faccio scusare, zio. Possiamo anche qualche complimento, tra l'altro. Io sono passato attraverso il bullismo nei giardini della mia scuola negli anni 80. Negli anni 90 ho iniziato a fare rap in un paese che di rap non ne voleva proprio sapere, la gente ti guardava strano e ti tiravano le cose sul palco quando ti parli a fare il rap, dicevano che vuoi fare, che vuoi scioccare, questa non è la nostra roba. Quindi sono passato attraverso il turismo degli anni 80, l'ignoranza degli anni 90. Poi nel 2000, quando è esploso la seconda ondata di rap, a me hanno detto tutti sei finito e me lo dicevano quelli che sono nati hipster, cominciavano a uscire i blogger, gli scrittori hipster, quelli dal 2000 in poi, no? E sono sopravvissuto anche a loro.
Io posso dire, non so se mi sono seguito al sistema, sicuramente il sistema l'ho fottuto e ho fatto del sistema la mia pitch. Dopodiché voglio aggiungere anche a Federico, noi non siamo quelli che dicono di fare il rap, di salvare il rap, noi arriviamo da un rap che abbiamo utilizzato il rap oggi per fare la nostra derivazione di musica, che non ci interessa di mettere a rap, non rappresenta un movimento, però c'è un motivo, penso, per il quale quando si parla di rap a tanti italiani viene in mente il mio nome, perché il rap è nato per dare un futuro a chi era stato dimenticato nel ghetto. E io qui in questo cazzo di paese sono tra i primi ad averlo fatto. Per questo, anche da quando non faccio il primo atto, nella testa di tutta questa gente io rimango al rap, più rap di